in un limite non troppo superiore ai 5 minuti per consentire nei 20 minuti residui di sviluppare un minimo di discussione e poi inesorabilmente alle 16:30 cederò il ruolo di coordinamento all'assessore Di Raino, che voglio ricordare però in relazione a quanto detto da Antonella Dal Morbida, è anche il segretario, tuttora mi pare, il segretario generale dell'ANCI Sicilia, ovvero sia della funzione di governare e vigilare sugli enti locali. Quindi ecco, l'iniziativa che a partire dalle comunità locali ci trova particolarmente sensibili, a cominciare da Lampedusa, di cui saluto l'assessore Piero Trobusetta, che è qui presente, ci ha raggiunti assessore del comune di Lampedusa. Allora, Natale Giordano, ecco, pregando di mantenere questo. Grazie per la parola. L'impegno di rimanere entro i 5 minuti, ma mi permetta prima di ringraziarla, lei e il suo staff, per l'opportunità che ci offre di confrontarci su temi che condividiamo e colgo l'occasione di complimentarmi anche con i colleghi che mi hanno preceduto, di cui condivido le analisi e che probabilmente ripeterò nell'ambito del mio intervento. L'intervento che il COPAM propone parte dalla raccomandazione che il Consiglio europeo l'11 marzo scorso, riunendosi eccezionalmente successivamente allo scoppio della crisi libica, fa verso la Commissione una raccomandazione per predisporre un piano per la democrazia e la prosperità condivisa nel Mediterraneo. Noi abbiamo ritenuto che fosse anche un compito, un onere del nostro, che poi metteremo a disposizione di tutte le reti e di tutte le regioni per far sì che possa essere un contributo condiviso, in maniera tale che la voce delle regioni e delle collettività locali possa essere ascoltata per la redazione di questo piano. L'attuale situazione di crisi politica nell'area invita, come molti hanno detto, a partire per esempio dall'onorevole Pittella oggi nel saluto di benvenuto che ci ha mandato tramite video, invita tutti gli attori coinvolti a accelerare i tempi di una riflessione su quelli che sono stati i limiti dell'azione internazionale dei paesi, soprattutto della sponda nord, nel processo partenariale euro-mediterraneo. Per cui si tratta di costruire un nuovo partenariato. Oggi è stato che noi a sostegno del cambiamento di tutta la regione, giacché è interesse comune per mille motivi, tra gli altri anche quelli di un governo dei flussi migratori, che il Mediterraneo meridionale sia una zona democratica, stabile, tutte le trasformazioni necessarie verso un cammino verso lo Stato di diritto, la giustizia sociale, il rispetto dei diritti umani e il pluralismo verso tutti i livelli, con un'impostazione differenziata secondo le specificità di ogni situazione territoriale, perché ricordiamoci che i paesi partner mediterranei non hanno tutta la stessa impostazione, per cui un'azione analoga può avere la stessa efficacia in tutti i paesi. Per cui, come tutti noi abbiamo già detto stamattina, si ritiene come assoluta priorità la ridefinizione delle politiche UE, soprattutto il sistema di aiuto nei confronti dei suoi partner, nella consapevolezza che i cambiamenti in atto nella regione nordafricana impongano una risposta mirata, innovativa, ambiziosa e aggiungerei tempestiva, quasi immediata.
Lo sviluppo sostenibile, considerato tra i principali strumenti per assicurare la creazione dell'area di pace, stabilità e dialogo che rimangono i pilastri di quel processo di Barcellona di cui ancora noi condividiamo gli obiettivi e che erano tali fin dal suo inizio, richiede l'innesco e la successiva istituzionalizzazione di dinamiche soprattutto di inclusione sociale e di partecipazione popolare ai processi decisionali, politici ed economici. E in questo non posso fare altro che appoggiare anche l'appello movimentista dell'ALDA, perché è assolutamente necessario ascoltare, dare ascolto e non solo ascoltare, ma prendere in considerazione l'approccio bottom up che con grande voce si alza dalle popolazioni, soprattutto giovanili, dei paesi vicini, prossimi della sponda. Per cui noi riteniamo che il nuovo partenariato, quello a cui la Commissione sta lavorando e al quale noi vogliamo dare il nostro contributo come attori locali e regionali, debba incardinarsi su tre elementi principali: la trasformazione democratica e lo sviluppo istituzionale, con particolare attenzione al rispetto delle libertà fondamentali, alle riforme costituzionali, alla riforma del sistema giudiziario, alla lotta contro la corruzione. Successivamente un partenariato più forte con la popolazione, quasi un patto, con particolare enfasi sul sostegno alla società civile e sulle maggiori opportunità di scambi e di contatti interpersonali, particolarmente tra i giovani. Come terzo pilastro riteniamo che debba essere intrapreso un processo di crescita e di sviluppo economico sostenibile, ma soprattutto inclusivo, con particolare sostegno alle piccole e medie imprese, al settore dell'istruzione e della formazione professionale e al miglioramento dei sistemi di istruzione e allo sviluppo delle regioni maggiormente in ritardo. Tali obiettivi devono essere perseguiti operando con gli attori locali e regionali e le loro reti, che si sono rivelati e tutt'oggi si rivelano anche in questa giornata così feconda di proposte i protagonisti più efficaci della cooperazione euro-mediterranea, evitando quindi di ricadere nei limiti di un approccio che è stato allo stesso tempo intergovernativo e bilaterale. Noi lo vogliamo che sia multiattore, che sia people to people, che provenga dal basso e sia multilaterale. È quindi necessario, in attesa dei tempi necessari per la revisione del sistema di aiuti per il periodo di programmazione a venire 2014-2021, che si attui già oggi una maggiore e più forte coerenza tra gli strumenti esistenti, al fine di predisporre un organico e integrato piano di azione in cui le regioni siano protagonisti, e ricordo che ogni regione si è impegnata col proprio POR di mettere a disposizione il 5% dei fondi provenienti dal FESR, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo a supporto dei progetti di internazionalizzazione. Per cui se è vero che è assolutamente insufficiente la quota del 2,5% indirizzata alla cooperazione internazionale, avvocato, è pur vero che c'è un 5% di cui non tutte le regioni si servono, che le regioni medesime si sono impegnate a destinare a progetti fondativi per le attività di cooperazione internazionale. Faccio un esempio. Se vogliamo costruire le autostrade del mare, facciamo un progetto di cooperazione internazionale. Questo progetto può essere finanziato, può andare a buon fine, possiamo costruire un eccellente partenariato, ma per costruire i porti abbiamo bisogno del FESR. E se
I porti da cui partono le autostrade del mare su cui noi costruiamo la nostra strategia relazionale con i paesi della sponda sud o della sponda nord non sono finanziati dal FED, corriamo il rischio di disperdere e le risorse della cooperazione internazionale non utilizzando quelli del FED. Mancano solamente 3 slide, avvocato, e finisco. Alcune proposte avanzate dal COPAM da realizzare nel periodo 2011-2012 al fine di dare risposte che non possono essere ovviamente esaustive, ma che vanno a colpire i 3 punti di cui noi riteniamo essenziale predisporre dei progetti integrati e strategici, per cui noi proporremo nei prossimi mesi la creazione di un network di sistemi locali di sviluppo, ossia una rete tra territori o distretti socio-economicamente omogenei, attraverso la messa in valore delle risorse, le risorse collettive, basate sul trinomio patrimonio, territorio, comunità, per valorizzare le risorse culturali, naturali e il capitale umano, da attuare attraverso processi di progettazione partecipata. Questo è un progetto di rete, ma che poi sarà sviluppato attraverso lo strumento del twinning in maniera bilaterale tra sistemi locali omogenei della sponda sud e della sponda nord. What Young Want è un progetto di incontro e scambio, workshop e progettazione partecipata di analisi e di scenario da attuare con giovani amministratori locali ed esperti delle reti, da attuare in Tunisia, Egitto, Associazione Nazionale Palestinese e Giordania, che sono i paesi da cui sono state emanate le call di Euromed Youth For, e successivamente in tutti gli altri paesi della sponda sud, soprattutto in previsione della prossima programmazione 2014-2021, per dare il parere che noi riteniamo essenziale della società civile e dei giovani per ciò che vuole diventare processo partenariale e euromediterraneo. L'ultimo progetto, so che le sta a cuore, avvocato, la biennale della cooperazione euromediterranea, ossia il forum degli attori della cooperazione euromediterranea, delle reti, dei progetti e delle buone pratiche per rafforzare il sistema di sviluppo people to people e favorire l'instaurarsi di un processo di internazionalizzazione degli attori socio-economicamente rilevanti del territorio ospitante della biennale. Questa azione può essere supportata da quel famoso 5% che nell'ambito dell'obiettivo convergenza e competitività può essere destinato alla preparazione di progetti di cooperazione transnazionale. Io mi scuso di aver sforato, ringrazio tutti dell'attenzione e ridò la parola all'avvocato. Ringrazio Natale Giordano e il COP, il suo segretario generale in Omotta, per il contributo anche puntuale che abbiamo visto questo organismo, che tra l'altro ha sede a Palermo ma ha una dislocazione in tutto l'arco mediterraneo, ci fornisce. Ecco, siccome abbiamo ancora vari interventi, procedo speditamente e darò